Salve a tutti, io sono Alberto, ho 14 anni e come si può aver intuito sono un amante delle lavatrici, sono un lavatricista. Ho aperto questo canale semplicemente perché mi hanno dato l'ispirazione due canali che saluto, che uno è Aldo Falanga e l'altro è Teletronico Forever. Allora, oggi voglio fare il video presentazione di questa lavatrice qua di marca Bosch Logix 8 Sensitive, che adesso non si legge bene. Vediamo. Ecco, Logix 8 Sensitive della Bosch, proprio una serie di un po' di tempo fa. Allora, partiamo dal principio. Partiamo dalla parte frontale. Allora, la parte frontale si presenta con display, manopola e avvio, accensione dei programmi. I programmi sono molti, soprattutto ci sono programmi che in alcune lavatrici non si vedono più, per esempio Memory, oppure alcuni non hanno più Sport e Fitness, o alcuni non hanno Power Wash. Comunque, power wash si intende che si accende Bosch. Ecco, power wash 60 gradi, 1000 giri, però me lo fa in un'ora. Quindi se io chiudo, ecco, un'ora precisa. Ma il cestello rigorosamente a forma a goccia per agevolare il carico a girare meglio, gomma nuova perché l'ultima si è rotta. Oblò anche cambiato poco tempo fa perché questa parte qua si è già rotta, perché comunque è plastica, rigorosamente in vetro la parte in vetro. E il cassetto, ecco, vedete perché ho chiuso? Perché se io apro cade l'acqua dal getto e quindi io chiudo sempre. Comunque, qua spegniamola. Cassetto detersivi con lavaggio, prelavaggio e ammorbidente, candeggiante, perché questa macchina tiene ancora il candeggiante. Quindi anche se è un po' rovinata e pa sono passati anni, qui si è piegata perché da come si può aver notato c'è sopra l'asciugatrice, che è leggermente più pesante, io non so neanche come, ma è più pesante della lavatrice e quindi qua si sta aprendo. Per il resto qua è colpa mia. Per il resto comunque è messa veramente bene. Direi che per questa parte ho finito. Adesso ci vediamo fra 2 minuti che mi sistemo nel video di un lavaggio. Buongiorno a tutti, questo è il continuo del video di prima. Allora, come stavo dicendo, adesso faremo nel primo video un semplicissimo risciacquo dove sciacqueremo questa tovaglia nuova in cotone. Quindi direi di partire subito. Prima di tutto srotoliamo bene la tovaglia, che non sia mai che faccia una palla e faccio un bello sbilanciamento, perfetto. Carichiamo la macchina, non mi si vede, vabbè. Avviciniamoci il più possibile, perfetto, che si veda anche sopra. Allora, adesso scusatemi che vi stacco 2 secondi. Allora, facciamo un semplicissimo risciacquo, 1200 giri. E il risciacquo dura 17 minuti. Quindi direi che possiamo dare l'avvio. Tac. Programma avviato. Questa macchina è già un po' vecchiotta, essendo che la Logix non esiste più, tra
tutte le macchine che ci sono della Bosch. Adesso si va tutte serie 8, serie 4, serie 5. Le Logic 8 sono state cancellate dal commercio. Infatti questa lavatrice qua, se tutto va bene, ha già 6 anni, che non è male per una lavatrice. Tra qualche problema e l'altro, come l'oblò oppure la gomma o anche i carboncini, che vabbè, quelli è normale che dopo un po' di anni i carboncini si fondano, per il resto è una macchina che è sempre andata bene, che ha sempre fatto il suo dovere. Ecco, carico dell'acqua. Il carico dell'acqua dipende un po' da lei, perché questa lavatrice qua ha il rilevamento del carico, quindi sceglie lei quanta acqua mettere. Se volevo mettere più acqua, avrei potuto tranquillamente mettere skin care, che in alcune lavatrici vuol dire sì, nelle Bosch ho sempre voluto dire carico d'acqua maggiore. Però non l'ho voluto fare perché voglio farvi vedere il carico normale del risciacquo. Anche perché adesso la macchina, so che non si dovrebbe aprire, ma io apro un attimo il cassetto. Infatti allora ha prelevato prima quando c'era il getto attivo, dal prelavaggio. Adesso sta caricando dal lavaggio, e il lavaggio deve avvenire non dal getto qua, ma bensì dalla parte che c'è dentro, e poi dovrà prendere l'ammorbidente che andrà sempre dalla parte dentro, dalla gomma dentro. Carico dell'acqua, si vede già l'acqua che va a lambire la gomma dell'oblò. Ecco, un problema quando si riempie d'acqua è proprio il fatto che non riesce a girare bene la roba, perché è diciamo che non sono stati studiati bene per far muovere, vedete? Sì, diciamo che si muove a fatica, però va. Io non ho messo sapone, quel sapone che vedete sono i rimasugli degli altri lavaggi, anche se, ecco, forse un'altra caratteristica un po' brutta è proprio il fatto che non anche se pulisco il filtro e tutto, scarico l'acqua che rimane dentro la vasca, purtroppo il sapone rimane. Quello, più che fargli fare 2 o 3 risciacqui a vuoto, non posso fare altro. Però meglio se c'è dell'acqua, perché così almeno, meglio se c'è del sapone, così almeno sono a posto e anche profumata. Nel frattempo qui è arrivato a 14 minuti, perché già il carico dell'acqua ci mette tanto. Ci ha messo 4 minuti per caricare l'acqua. Di solito la centrifuga parte ai 10, ma ai 10 semplicemente perché ai 10 inizia a fare il bilanciamento del carico, e poi se tutto va bene, verso mancati 8 minuti dovrebbe partire, a meno che non fa il mega sbilancione, che spero di no, perché essendo una tovaglia posso rischiare anche che faccia la palla, però spero di no. Adesso nel prossimo video o farò un vlog o farò un altro lavaggio, adesso vedo, perché in realtà ho in mente di fare un programma che può essere fare un video che può essere utile per molte persone. Adesso vedrò. Mi carico. Qui, ecco, un'altra cosa, questa macchina non, anche se ha un motore che comunque è forte, veloce e reagisce bene ai giri e alle centrifughe, non riesce a fare la satellizzazione del carico.
Perché questo Bosch un po' di tempo fa, quando aveva ancora il motore che comunque andava bene, macinava per bene, aveva i carboncini appena nuovi, riusciva a fare la satellizzazione con poco carico. Ovviamente qua non può fare la satellizzazione perché c'è troppa acqua, perché comunque l'acqua del risciacquo deve essercene tanta, perché sennò è brutto che una lavatrice odierna, se fa un risciacquo, come si può vedere, va a lambire solo la gomma, che è una cosa un po' inutile. E come penso io, queste qua non sono mai state macchine proprio funzionanti, nel senso che quelle di una volta lavavano molto meglio, perché calcolate che qua viene a lambire la gomma dell'oblò, invece nelle lavatrici di una volta arrivavano qua i livelli d'acqua, qua. Se proprio erano quelle ancora prima dei modelli vecchi, per esempio una San Giorgio, per esempio, prendiamola su di lì, arriva qua, che è tantissimo come livello d'acqua. Oppure c'è la Rex, la Super Jet System, sempre della Rex. Per esempio, io ho visto la Ariston Margherita perché mia zia ce l'aveva. Poi ho visto i video di Teletronico Forever, si vede che la macchina arriva comunque qua a livelli d'acqua, quindi non sono pochi. Quindi anche ieri che ho fatto vedere questa macchina a un altro lavatricista su YouTube, ecco centrifuga finale. Ah, questa volta 11 minuti, di solito fa, ecco che gira, di solito fa a 10, però oggi ho deciso di farlo prima. Comunque, stavo dicendo, l'unico livello d'acqua alto che ha questa lavatrice non è quando fai cotoni, ma bensì quando fai il risciacquo dei cotoni che può arrivare fino a qua l'acqua. Ecco, lì sì che mi piace quando lava. Però per il resto non ha mai fatto livelli alti questa macchina qua. Poche volte, se gli faccio fare il risciacquo con tanta roba, arriva qua, se tutto va bene, che va a toccare qua. Mi sa che fa lo sbilanciamento, eh? Eh già, sbilanciamento. Speriamo solo che non la prenda troppo male. Poi nel video non so se si vede bene, ma qua si sta già muovendo troppo. Mi sa che se parte siamo fregati. Spero di no. Spero di no. Ok, si è fermata. Meno male. Oh, questi sì che mi piacciono. Queste sì che mi piacciono come partenze. Qui nel frattempo mancano 9 minuti. Ah, mi sono dimenticato di dire, questa macchina porta 8 kg bagnati sempre, non 8 kg asciutti, perché sennò qui si fa il sovraccarico anche bello pesante. 8 kg asciutti, 1200 giri. È il massimo che può fare questa macchina. Invece il minimo che può fare, io mi sono sbalordito, è che questa macchina può arrivare ai 400 giri minimo, che è una cosa che in queste lavatrici di adesso il minimo sono 800 giri se tutto va bene. Eccola, dai, dai, qua barcolla un pochettino, ma è normale perché è tenuta da so è tenuta da una parte in legno sotto per muoverla, per agevolare la pulizia dietro. Poi anche l'asciugatrice, diciamo che non è proprio delle migliori, fa barcollare leggermente anche lei. Asciugatrice è una semplicissima Hotpoint Ariston, sempre modello, è sempre una delle Aqualtis, però il modello è AQC94F5T. E questa asciugatrice però porta, questa asciugatrice porta 9 kg, questa è classe A+, e ha il quinto livello massimo di asciugatura,
che non è male comunque. Al minimo è arrivata, adesso va più veloce. Vai che macina. Come dico io, vai che macina, vai che macina. Anche perché adesso arriverà a 1000 giri, non arriverà a 1200 perché 1200 ci arriva proprio alla fine quando sta per fare la fase antipiega, quindi all'inizio farà solo 1000 giri. Questi sono 1000 giri. Quella manopola vibra. La manopola di apertura porta perché è rotta. Questa ovviamente questa macchina qua non ha più una pompa magnetica, ma bensì una pompa, già una pompa di adesso. Una pompa per l'acqua. Questa lavatrice poi abbiamo deciso, visto che poi ovviamente qua non c'è nessun lavandino, abbiamo fatto lo scarico muro e il carico d'acqua sempre a muro. Mancano 5 minuti. Non dovrebbe mancare molto alla partenza dei 1200. Distacco 2 secondi. Ecco, avviciniamoci un po' di più. Comunque, niente male come macchina, veramente. È una macchina che non è niente male, infatti. Che comunque, diciamo che non lava né bene né male, lava proprio, lava a modo suo, diciamo. Però lavando a modo suo, ecco, lo scatto dei 1200. Adesso sta arrivando a 1200 giri, si può anche notare, sia da rumore che da giri. Comunque come macchina è anche molto silenziosa, per esempio io sono di là, la macchina parte in centrifuga, io la sento veramente di poco. Adesso spero solo che nel microfono della videocamera non venga un rumore assordante. Infatti, mancavano veramente a 4 minuti parte a 1200. Adesso mancano 3 minuti, quindi siamo a... Infatti ti scrive anche fine fra 0, 2 punti, 0, 3. Ovviamente la temperatura, ci sono due lineette perché non ha dovuto scaldare l'acqua. Poi io, come ho già affermato sotto i commenti di alcuni video, penso che il bilanciamento del carico sia inutile perché ti prende solo tempo nel lavaggio e quindi dai meno tempo alla macchina per lavare. Guardate per esempio una, allora io per esempio prendo la Bosch, questa qua, la Rogix 8, e prendo una Zopas, prendo qualsiasi macchina di tanto tempo fa, anni 90, e metto tutte e due la centrifuga. A quella macchina ci sta solo uno scatto.
Quindi se io metto il programma, per esempio, io adesso la sparo lì perché non me la ricordo. Se io metto sul programma C, oh, c'è il vento. Si sente che il motore sta girando. Comunque, perché sì, quando il motore gira si arriva aria da sotto. Quindi è molto aperto il motore, che è una cosa molto bella, perché rischierebbe di bruciarsi. Comunque, siamo sul programma C, io metto centrifuga su questa, faccio partire. 10 minuti questa macchina ci mette per bilanciare e quegli altri 10 minuti restanti le fa per partire. Invece 10 minuti, 1 minuto gli serve per girare, 1 minuto gli serve per partire in centrifuga e tutti gli altri 8 minuti li può fare tranquillamente in centrifuga. Invece questa qua no, deve metterci più tempo. Soprattutto quando la macchina non riesce a bilanciare. La macchina lei va avanti con il contare dei minuti, quindi quando lei riesce a partire finalmente arriva a 0.01 e si ferma immediatamente, praticamente non è nemmeno arrivata a 400 giri. Manca 1 minuto alla fine del programma, quindi fra un po' dovrebbe fermarsi e fare la fase antipiega, che adesso in molte lavatrici non c'è più. Per esempio, io conosco, eccola, fine del programma. Adesso deve solo fare la fase antipiega e siamo a posto. Vediamo se la fase antipiega riesce a staccare la roba. Ecco, fase antipiega. E la roba è rimasta attaccata, ma vediamo se girando riesce a staccarla. Tac. Ecco. Fine di scarico della pompa. E adesso fase antipiega. Ah, ecco, si è staccato, vedi? Vi faccio notare come la roba è venuta bella asciutta, perché ovviamente essendo a 1200, qui sta per finire il tempo. Quindi stacco un attimino e torno. Ciao. Rieccomi. Allora, come siamo arrivati sempre alla fase antipiega, adesso dovrebbe fermarsi fra un pochettino. Gira, gira, gira. È ancora in fase antipiega. Sì, che poi questo minuto di fase antipiega in realtà sono 4-5 minuti, eh. Perfetto. Mi stacco un attimo. Sblocco avviato. Perfetto, direi che è inutile vedere lo sblocco della lavatrice. Quindi direi che per questo è tutto. Adesso vedrò che video fare per la prossima volta. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!